Ciao a tutti e bentornati sul canale. Con questo video chiudiamo il gruppo sui sacchi a pelo. Prima però, come di consuetudine, ci tengo a precisare che non mi paga nessuno per fare questi video, né tantomeno le ditte delle marche che nominerò, ma è solo il mio modo per aiutare chiunque abbia dei dubbi su cosa acquistare per la propria attrezzatura. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettere un like, commentare e condividere. A voi non costa nulla, è del tutto gratuito, a me invece fate sapere che i video vi interessano. Detto questo, possiamo cominciare. Naturhike CV280, sacco a pelo composto dal 90% in piuma d'oca, prettamente estivo, dalle dimensioni ridotte, un peso di 550 grammi compresa sacca di compressione ed un potere di isolamento di 800 Queen. Se ancora vi starete chiedendo cosa sono i Queen, l'ho spiegato nel mio ultimo video dove facevo la recensione dell'altro Naturhike, quindi andatevelo a vedere. Il sacco a pelo nella sua sacca di compressione misura 33 cm di lunghezza e 13 cm di diametro. Naturalmente queste sono misure che equivalgono ad una compressione minima, perché come vi ho già spiegato i sacchi a pelo in piuma hanno vari livelli di compressione e questo, signori, diventa veramente veramente piccolo. Ma ora è giunto il momento di vederlo aperto. Sacco a pelo di forma quadrata, largo 72 cm, che nel mio caso sono un contro visto che mi sento compresso, lunghezza di 1,90 m, il che lo reputo un ottimo rapporto tra peso e lunghezza, visto che sono alto 1,74 m. Il tessuto sia esterno che interno è un 20 denari. Poi abbiamo l'accetto per regolare la parte superiore, chiusura velcro e una cerniera YKK che può essere esterna o interna. La cerniera percorre tutto il sacco a pelo fino ad un'altra cerniera posta ai piedi, sempre YKK, però questa volta solo esterna. La cosa interessante di questo sacco a pelo è che si può aprire completamente ed essere usato a mo' di coperta oppure accoppiato con un altro sacco a pelo simile. Una volta aperto notiamo la mancanza del collarino antivento, giustificata sicuramente dalle temperature prettamente estive, che sono più 15 comfort e più 8 limite. L'estrema non la calcoliamo. Questo sacco a pelo l'ho utilizzato in varie uscite con clima prettamente estivo. Quelle altre volte che l'ho utilizzato in fine primavera non mi ha deluso, mi ha tenuto al caldo, quindi lo consiglio. Prima vi ho detto che i 72 cm di larghezza nel mio caso erano un contro. Questo perché quando ho acquistato questo sacco a pelo, abbagliato dagli 800 Queen e dal peso, non ho fatto caso alla larghezza a spalle. Non è un problema perché d'estate io tendo a dormire con le braccia di fuori, quindi il problema compresso non si pone. Però quelle poche volte appunto che l'ho usato fine primavera e dovevo entrare le braccia perché la temperatura era intorno ai 10 gradi, e lì mi sono sentito un po' stretto, però pazienza, ci sta. Abbiamo visto i pro e i contro di questo sacco a pelo nel mio caso. Sempre ve lo consiglio, soprattutto per temperature, ripeto, estive e fine primavera. Le mie impressioni come al solito sono ottime, soprattutto per quanto riguarda peso, ingombro e temperature. E cos'altro dire? Per questo video è tutto, spero che vi sia stato d'aiuto. Continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like, commentate, fatemi sapere se anche voi possedete un sacco a pelo Naturhike e come vi siete trovati, condividete e ci vediamo al prossimo video. Piccolo spoiler, Osprey Kestrel 68 litri. Ciao ciao!